Bella a tutti ragazzi, da Sabato 83. Bene ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Ragazzi, la mappa Sussex si è buggata, quindi ho deciso di scaricare questa qua, che si chiama la Terre Toscane. È fatta da FSI Mod Italia, molto bravi, molto bella anche. I campi non sono proprio regolari come piacciono a me, però ci accontentiamo, ragazzi. Allora, io cosa ho fatto? Solo venduto la raccoglitrice e ho comprato questa qua perché costa 55 € al giorno di manutenzione e ovviamente ho preso anche la sua lama e il suo carrellone. Adesso ragazzi, ho preso in più la macchina e questo caricatore frontale stava nel trattore blu, nel Valtra, che è allora il Same Fortis, c'era già in dotazione, gli ho aggiunto solo il peso come l'altro trattore, un bel peso da 1100 ragazzi. Questa qua l'ho presa a noleggio, ho venduto aratro, coltivatore, seminatrice, quindi tutto quello che ci avanza è questo. Eccolo qua, il trattore blu che ha il caricatore frontale già per le sue. Diciamo che questo qua. La mappa è carina, ambientata ovviamente nella Toscana. C'ha i suoi. Questa è la stazione di lavaggio. Ragazzi, però adesso io non posso seminare perché volevo mettere direttamente i semi di soia, ma non posso farlo. Quindi, noi adesso, ragazzi, il terreno 24 è già seminato. Vedete in basso, centrale in basso dove siamo noi, è già seminato ad erba ed è già cresciuta perché come vedete siamo già al terzo giorno di primavera della mod season. Ci sono ovviamente i vari punti vendita delle uova, il biogas, la lana, lo zucchero, poi gli animali, i vari punti vendita. Quindi ragazzi, adesso io direi che potremmo fare andare nel terreno numero 24 e attrezzarci per fare, diciamo, le balle di fieno, che così iniziamo con le pecore che sono più facili. Che tra l'altro ho già un serbatoio, quello classico, eccolo qua. Ho già un serbatoio dell'acqua necessario, però non so dove andare a riempire l'acqua, però. Dove si riempie l'acqua? Lo troverò un posto, Comunque, ragazzi, allora vediamo un attimino i prezzi delle pecore. Cosa mi conviene vendere adesso? Niente. Girasoli. Allora, pecore. Bisogna aspettare l'autunno per comprarle. Comunque, intanto possiamo fare, ragazzi, possiamo sicuramente prendere quelle che sono importanti e iniziare a fare il fieno, visto che abbiamo il campo. Quindi, allora, ci serve falciatrici. Falciatrici, dove stanno? Falciatrici, ci prendiamo una magari, vediamo se nelle mod c'è qualcosa. Caspita, questa. Che fa questo? 1,8 m, 3 metri, 2 metri, 2,7 m, 0. Ah sì, questo qua è il trattorino, vero? 3,8 m, però costa 14.000. No. Io direi che possiamo prendere 2008 3 metri, questa qua classica, 2008 3 metri. Ci prendiamo questa, poi ci prendiamo anche un voltafieno. No, un voltafieno. Prendiamo uno piccolino. Magari una mod, vediamo un po', una roba che 4 metri, 8 metri e 7 ci costa 16.000. Eh. 26.000, 12 metri. Ma no, il voltafieno non mi interessa. Il voltafieno va bene anche piccolo. Quindi non spendiamo ranghinatore, devo prendere uno buono. Prendiamo quello meno caro, 2005, no, 4 metri. Vabbè, però, tanto lavoro l'operaio. 2005, 16.000, che non ho tanti soldi. Se 11.000, dai, questo qua classico, ragazzi. Compra e compra. Sì, perfetto. Quindi, ragazzi, adesso andiamo al negozio.
Allora, il peso lo posso, possiamo metterlo qua in mezzo, vicino al bunker qua, alla trincea, bunker, chiamatelo come volete. Andiamo al negozio, ragazzi, che è lo shop è proprio qui davanti di noi. Ok, quindi usciamo, speriamo che il portone sia aperto. Ok, andiamo di qua, diamo un po' di visuale interna, ragazzi. Ok, il portone è aperto, vedete? Questa è la nostra casa. Usciamo, dobbiamo andare a sinistra. Beh, lo shop è lì davanti, ragazzi, lo vedete? Però noi dobbiamo seguire le strade. Quindi, ragazzi, andiamo per di qua, lampeggianti, fanali, e ce ne andiamo a farci un giretto, andiamo al negozio. E intanto sto passando sotto un ponte. Beh, ho 103.000 euro, ragazzi, sono partito con 25, però vendendo tutto la seminatrice mi ha fatto guadagnare un bel po' di... Tranquillo che giro io. Mi ha fatto guadagnare un bel po' di soldi vendendola, perché quella nuova costa solo 55.000, quindi... Ok, ragazzi. A proposito, ragazzi, allora, siete pronti per il periodo della scuola? Ragazzi, ragazze, siete contenti? Vi piace, non vi piace? Avete passato bene le vacanze? Volete prolungare le vacanze? Ragazzi, mettete un mi piace se volete prolungare le vacanze. Prolungare le vacanze? Orca, camion. Raccontatemi nei commenti dove siete stati, cosa avete fatto. Intanto vado al negozio, dai. Eccoci in arrivo. Ok, quindi attacchiamo. Ehi, piano piano. Valtra. È giusto il trattore che ho adesso io. Quindi questo qua possiamo agganciarlo davanti, giustamente. E dietro il voltafieno, ragazzi. Così in un passaggio facciamo tutto. Quindi si aggancia qua. No, è vero, non si aggancia lì neanche a morire. Speriamo di avere abbastanza potenza a sufficienza. Vediamo un po'. Ok, ragazzi, adesso andiamo al terreno 24 che iniziamo la prima lavorazione di questa nuova stagione in Toscana, ragazzi. Allora, terreno 24, mi conviene andare a sinistra. E sinistra. Peccato che non c'è una stradina di campagna qua. Però di qua ci posso andare, dai. Sì. Di qua e poi vado vicino agli alberi. Giro di qua, non calpestiamo i terreni degli altri, ragazzi, che importante. E siamo presto in farm. Eccoci qua in farm. Noi proseguiamo adesso per il terreno 24. Facciamo subito il fieno, così avremo tante balle per le nostre per sì, esatto, per le nostre pecoracce. Eccolo qua il terreno 24, è questo, quindi da dove si accede? Da qui penso, sì. E possiamo iniziare a lavorarlo, ragazzi. Da qui. Vediamo se mi fa tutti i passaggi in una volta. Quindi dispiega, abbassa, abbassa, accendi. Accendi, vai, vediamo se mi fa il fieno. Grandissimo. Ok, ragazzi, lasciamo lavorare il nostro operaio. Intanto andiamo a recuperare un ranghinatore. O facciamo le balle direttamente. Buh. Vediamo, magari un piccolo ranghinatore. Vediamo se c'è qualche mod che ci aiuta. Caspita, quanto costano? Però questa non è male, eh. Questa invece 33.000 fa 9 metri. Questo fa 9 metri. Vabbè, costa un terzo. Questo invece costa 62.000 e fa 14 metri. Però questo invece 28.000 fa 9 metri. 28.000 fa 9 metri. Questo 33.000 fa 9,3. Ragazzi, optiamo per questa qua, della Kunpak. Ce la compriamo. E ce l'andiamo a prendere, ragazzi, con l'altro trattore. Quindi lui intanto lavora e noi prendiamo l'altro trattore. Dimmi che è sganciato, no? Perfetto, andiamo per recuperarci la nostra, diciamo, il nostro ranghinatore.
Eccoci qua ragazzi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto 25 balle ragazzi, 24 ho preso con 1500 nuova costruzione. Ah sì, perché ho preso la cassettina degli attrezzi. Allora ragazzi, dove mettiamo queste balle? Io direi di metterle, guardate quanto sono stato tra l'altro a fare, tipo più di un'ora per tagliare un campo. Che ne dice, le mettiamo qua? O qui mettiamo qualche altro macchinario? No. No, no, io direi ragazzi che possiamo mettere qui tranquillamente. Di qua, se ci stanno, eh. Sì, però no, devono stare più in qua. Tra i due pali allora. Così. Momento, rifaccio il giro, ci mettiamo meglio, Ok, io direi che 24 balle le mettiamo qua, la 25esima che abbiamo fatto del totale, la lasciamo qui. Oh. Scarica? Ah, è buongiorno. Scarica qui le balle, perfetto. Ok, ragazzi. Reset, questo lo parcheggiamo qui. Adesso vi faccio vedere ragazzi cosa ho preso. Vi faccio vedere cosa ho preso. Fate vedere che i soldi se ne sono andati, ma purtroppo. Dunque, ragazzi, abbiamo preso il container per i semi, che è molto utile per caricare la nostra seminatrice. Il silos per il fertilizzante solido. Questo bello grande qua. E poi ragazzi, abbiamo qua tutte le cose per tutte le. Dov'è qua? Eccolo qua. Tutte le cose per la paglia, il fieno. Fieno. Beh, può essere anche paglia perché è ranghinatore. Questa costa 12.000. Questo è il ranghinatore, vabbè, quello normale. E questa qua costa 12.000 e fa le barre quadrate. Come vedete, tipo è vuota, c'è solo un pezzetto di fieno, ma è praticamente vuota. Ragazzi, adesso andiamo a fertilizzare con l'altro trattore il terreno. Vediamo se si chiude da solo. Chiudi porta. Boh. Ma che ne so io. Boh. E comunque, ragazzi, dai. Andiamo col trattore blu adesso a fertilizzare il terreno. Che c'è bisogno, abbiamo falciato l'erba, quindi ce vo. Eccoci arrivati al campo, ragazzi, iniziamo. Guardate, ah, questo qua in 2 minuti lo fa tutto, Ma io ragazzi che vi devo dire? Purtroppo il tempo vola, come sempre, ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, condividere il video se potete, iscrivervi al canale ragazzi se non l'avete ancora fatto, commentate con dei consigli cosa vorreste che io faccia qua sulla mappa, cosa vorreste che io semini. E noi come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!